Tosi, non ci abbandonare, colleghiamoci con la Biennale di Venezia, la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, non si libera di noi tanto facilmente. Buongiorno, e che buongiorno, guarda che panorama. Il panorama buongiorno, c'è. Infatti, guarda, per te e per i nostri telespettatori questa mattina abbiamo voluto regalarvi questo sole, questo mare meraviglioso del Lido, ma soprattutto vi regaliamo Paolo Sommaruga del TG1, buongiorno. Buongiorno Massimo, buongiorno ciao, Tiberio, Paolo. Hai capito che regalo, sì, siamo emersi dalle acque, non ti dico altro, ciao Tiberio, buongiorno. E qui ci fermiamo, vabbè. Ieri è stato presentato... Ieri è stato presentato il quarto film di concorso italiano Enea di Castelletto, però non Sergio ma Pietro, il figlio. Qual è il tuo giudizio? Insomma, i Castelletto, ieri sera il tappeto rosso, davvero un affare di famiglia. Il mio giudizio è molto buono, insomma, come ho letto oggi da qualche quotidiano, abbiamo un regista bravissimo, al suo secondo lungometraggio, racconta bene i giovani affamati di vita, come ha detto ieri, insomma, è un ritratto di una generazione di ragazzi che si devono creare la propria guerra in casa per potersi sentire vivi, diciamo. È anche molto duro, è anche insomma molto ironico, racconta poi con un linguaggio anche abbastanza spezzato dal punto di vista cinematografico, che piacerà sicuramente ai giovani. Perché è una generazione di trentenni come Pietro, cioè ha raccontato veramente il suo mondo. Ha raccontato i suoi anni, lui ne ha 31 e insomma vivono in un mondo di incertezze, no? Gli abbiamo chiesto, ma sai, il nome, il personaggio porta il destino nel nome Enea, no? E si carica il padre anch'io sulle spalle. Dice sì, proprio per sopperire alla mancanza di mito nei tempi moderni, questi ragazzi cercano di crearsi i loro miti, ovviamente non esattamente in modo, diciamo così, urbani, diciamo. Come detto ieri abbiamo visto la Castelletto Family, sì. E tante volte essere figlio d'arte è un po' un peso da portarsi dietro, questo proprio non è il caso assoluto. Ma questo non lo è, davvero ha un talento particolare, aveva esordito 3 anni fa qui nella sezione Orizzonti con un film che aveva già preso un premio per la sceneggiatura, un romanzo, Iperborei, e insomma lui ha detto ho cercato in tutti i modi di non far recitare mio padre accanto a me, poi ho capito che quel tipo di ironia, quel tipo di talento ce l'aveva solo lui. L'ho chiamato a 1 di notte, mi ha risposto male, però in quella risposta brutta lui ha capito che era un sì, e gli effetti poi hanno fatto il film insieme. Sergio Castelletto ha detto, ha visto la sua filmografia, avevo fatto 99 film, quindi questo 100° film diretto dal figlio è come un regalo d'amore, diciamo. Beh, che bella dichiarazione, sì, di un padre al figlio. Ma volevo chiederti, ormai siamo quasi agli sgoccioli, perché mancano 2 giorni di programmazione film, quasi 3, quindi un film italiano potrebbe aggiudicarsi qualche premio, secondo te? Beh, sicuramente sì, Massimo, sono 6 film italiani in corsa per il Leone d'Oro, adesso, sai, ogni giuria ha un lato imponderabile che non si può prevedere. Il presidente di giuria è un giovane, Damien Chazelle, giovanissimo, ha diretto La La Land, Babylon, un talento anche lui pazzesco, quindi potrebbe insomma guardare tra i giovani. Sicuramente sì, in base ai giornalini che distribuiscono, c'è A Chi Mostra, c'è una rubrica che si chiama Guerre Stellari, tutti i critici italiani danno i loro giudizi. Fino adesso il film più votato è Poor Things, del greco Lantimos, premio Oscar per La Favorita, con una bravissima Emma Stone che fa una sorta di Frankenstein al femminile. Per adesso quello è il film che ha avuto più recensioni positive, però insomma ovviamente la giuria è autonoma, libera, e sicuramente farà le sue decisioni. Bene. Tiberio, quale film ti incuriosisce di più? Quello di Polanski e anche quello di Castelletto, perché avendo avuto il privilegio di condividere qualche avventura extra professionale con Sergio Castelletto, l'idea di un figlio che prosegua l'arte del papà è una cosa che mi tocca il cuore, insomma. Detto questo, caro Tosi, visto che ormai sei specialista del farti una domanda e darti una risposta, perché Mazzurro fa scuola, autolanciati in un servizio particolare legato al red carpet. E intanto saluto e ringrazio Paolo e ti do appuntamento a domani. Prego, caro. Grazie. Va bene, allora adesso solo per voi, abbiamo sempre guardato e ammirato il red carpet ufficiale, adesso un servizio speciale sull'altro red carpet. Prego, regia. Cari amici di Una Mattina Estate, fino ad oggi abbiamo ammirato le grandi star qui dal red carpet ufficiale, ma solo per voi... Oggi conosceremo il meraviglioso mondo al di qua del muretto. Perché lei è qui? For the red carpet.
per fare il red carpet come tutti quanti. Ok, beautiful, thanks. Thank you so much, thank you. Oh, italiana. Oh, yes. Ma da dove? Da Milano. Da Milano. Modella, modella. Bella, modella. Un po' di fotografi. Yes, un po' di paparazzi. Ma c'è paparazzi. Ma tu sei di Milano, parla l'italiana, okay, però. Come on, ma sì. Paparazzi. Ok, paparazzi. You are here for to see the movie, per vedere il film. I'm an actress and I'm a... Ah, è un'attrice. Beautiful dress. Yes, it's a design of this beautiful... Ah, ecco, la designer, ho vicino ovviamente perché bisogna un attimino così rimanere sempre perfetto. Dove? Di Roma. Di Roma, benissimo. Una mattina va in onda da Roma, da Saxa Rubra. Conosco. Lei può venire a Saxa Rubra con quest'abito. La sua professione? Io faccio la content creator. La? Content creator. Cos'è? Ah, influencer. Influencer. Conosce il film che va a vedere? You know the movie? The title, the movie. The title is... Il titolo. Anche lei in abito da sera. Esatto. Sono le due del pomeriggio. Bambino. C'ha la maglia della salute sotto? No, non ce l'ha la maglia. Non ce l'ha, non ce l'ha. A red carpet si toglie il cappello. Assolutamente, sì. Perché così non va bene, no, non è adatto. No, no. Si può togliere il cappello solo per noi? Certo. È un'altra cosa. Dico che è un po' faticoso con questo sole. Perché lei è pesantino qua, eh? Cosa sta facendo? Foto o video? Un video. Saranno persone importanti. Non ne ho assolutamente idea. Tra poco entrerò. Anche lei? Sì, sì. La l'invito? Ma certamente. Vediamo? Ah no, sarà il mio segretario. Ah, il segretario? Sì, esatto.